Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Siamo per i pronostici della 32esima giornata. Non è facile fare per me questo video perché sono ancora incazzato nero per ieri sera e per lo scempio che abbiamo assistito made in UEFA. Ma com'è? Show must go on, lo show deve andare avanti, quindi cominciamo subito con i pronostici della 32esima giornata. Con sabato alle 15, Cagliari-Udinese. Secondo me il Cagliari vincerà. L'Udinese è un po' in crisi e secondo me il Cagliari ha bisogno di punti, quindi porterà a casa i 3 punti, appunto poi casa. Ligni. Alle 18 Genoa-Crotone. Il Genoa, secondo me, dopo un derby così così, punterà a vincere per tornare alla vittoria. Per il Crotone è una partita, non dico che sia fondamentale, ma quasi lo è. Quindi io però credo un 1x del Genoa, assolutamente. Alle 18 Chievo-Torino. Secondo me qua invece il Torino tornerà, cioè il Torino verrà fermato dal Chievo e nonostante la buona striscia positiva del Torino, credo che il Chievo abbia troppa fame di punti in questo momento per salvarsi, quindi io credo 1x per il Chievo. Alle 20:45, sempre di sabato, c'è Atalanta-Inter, il derby nero-azzurro. Credo che sarà una bella partita. L'Inter ha bisogno di punti per la Champions, l'Atalanta ha bisogno di punti per l'Europa League. Come posso dire, tagliamo la testa al toro, secondo me verrà fuori un pareggio, quindi X. Domenica alle 12:30 Fiorentina-Spal, qua non perdo tanto tempo, la Fiorentina è on fire, secondo me vincerà anche al Franchi contro la Spal, quindi uno Fiorentino. Sassuolo-Benevento è una classica partita da dentro fuori per il Sassuolo, che vincendo potrebbe quasi matematicamente salvarsi e credo che vincerà uno Sassuolo. Bologna-Verona la stessa cosa, Bologna è tranquillo, il Verona no, quindi potrebbe assolutamente fare il risultato, quindi X2 Verona. Milan-Napoli, entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Al Milan addirittura, secondo me, oltre per i punti per l'Europa League, converrebbe fermare il Napoli, perché in caso di Juventus campione d'Italia, il Milan si assicurerebbe, prima di giocare la Coppa Italia, ben 2 finali. Quella di Coppa Italia, appunto, è anche la Supercoppa Italiana, cosa non sicura, solo con la finale di Coppa Italia, insomma. Quindi Milan che dovrebbe cercare di fermare Napoli e credo che potrebbe anche farcela. Secondo me è una partita che non mi sorprenderebbe un pareggio, però credo che il Napoli punterà a vincerla, quindi X2. Juventus-Sampdoria, se avevo dei dubbi ieri sera, me li sono tolti. La Juve perdendo così a Madrid ha una carica agonistica terribile. Non credo che la Juve potrà perdere tanti punti da qui alla fine del campionato. Io sono convinto che la Juve batterà la Sampdoria 1 over, perché credo che la Juve scatenerà tutta la sua rabbia contro la Sampdoria. Ultimo pronostico di oggi, alle 20:45 andrà in scena Lazio-Roma e qua attenzione, sorprendo tutti, metto vittoria Lazio perché nei derby spesso vince chi sta peggio, la Roma è a settimo cielo, potrebbe essere riportata sulla terra proprio dai laziali, quindi 1 Lazio. Questi sono i miei pronostici sulla 32esima giornata, fatemi sapere i vostri, come sempre condividete il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e al prossimo video, ciao!